Questo qui è un video che faccio interessante. Un video interessante perché voglio insistere su questo discorso del lavoro e trovare lavoro nel 2021, in particolare per i giovani, in un momento oggettivamente di difficoltà. Ma non è che questo video sia differente rispetto al fatto di poterlo averlo, di averlo potuto fare un anno fa, due anni fa, tre anni fa. Allora, sicuramente trovare lavoro in Italia non è facile. Sicuramente è più difficile trovare lavoro se nasci magari al sud Italia, dove le opportunità di lavoro sono comunque minori, magari rispetto alle possibilità che si hanno di uno che vive magari in Lombardia, in Veneto. Oggi il lavoro scarseggia anche comunque al nord. Comunque, trovare lavoro in Italia, è un video che comunque non vale solo per chi oggi ha 20 anni o ha 30 anni o 40 anni o ne ha 25 o eccetera eccetera. Allora, io, per quanto riguarda il discorso del giovani, il vero consiglio che posso dare, se hai 20 anni, 25 anni e vuoi trovare lavoro, non usare più internet. Non usare, non internet. Più che internet, no, internet ti può servire comunque. Nel senso, stavo parlando di non internet, ho avuto un lapsus. Inizia a spegnere le chat di WhatsApp. Ma voi sapete quanti giovani passano la vita a cazzeggiare su WhatsApp? Cioè, voi sapete quanti giovani si chiudono nella stanzetta efebica e tutto il giorno sono lì a buttare via la loro gioventù? Cioè, passano ore a perdere tempo in tutte quelle cazzate, chat di WhatsApp, Telegram e quell'altro. Non solo i giovani. Tutte queste persone qui, è un anno che più o meno ci sono chiusure, non chiusure, compagnia varia, e la gente a casa, che magari non lavora, ma un ragazzo di 20 anni, di 25, di 30 anni, che è a casa da un anno, con tutti i supporti telematici, la possibilità magari di poter fare anche qualche corso online, investire qualcosa, con tutte le giornate che ha, cioè un ragazzo del genere avrebbe in un anno aver già imparato due lingue straniere a menadito, con l'utilizzo oggi che c'è, anche magari che puoi vederti i film sottotitolati, oltre che fare... Io in sei mesi ho fatto un B1 di tedesco con l'esame. Se volete vi tiro fuori il mio certificato B1, certificato in Germania alla Abend Academy, con tanto di esame fatto con quelli del Bundes che ti arrivavano a controllare, ok? Scritto, parlato, orale e compagnia varia. Esame, non barzelletta, certificato B1, in sei mesi l'ho fatto, ma studiavo 5 ore al giorno tedesco, ok? Un ragazzo di 15, 20, 25 anni che a casa, che in questo anno che sono stato chiuso avrebbe dovuto minimo imparare un B1 di tedesco e un B1 di inglese o di spagnolo, e già tu dopo un anno sapevi parlare due lingue, oppure ti potevi imparare tedesco e imparare qualcosa d'altro. C'è pieno di corsi online per imparare un mestiere, per fare qualcosa, e la gente, c'è pieno di corsi marketing, cioè anche il Bonpig fa dei corsi, cioè c'è pieno di possibilità di poter imparare qualcosa. Imparate una lingua. No, ma è troppo duro imparare tedesco. È troppo duro imparare, non lo so, lo spagnolo, l'inglese. Ma il mio sogno è, a chiacchiere, il mio sogno è andare negli Stati Uniti, il mio sogno è andare in Germania, in Inghilterra, imparare la lingua.
c'è avuto un anno di tempo. No, ma è molto più facile stare a cazzeggiare, a giocare ai videogiochi, a tutto il giorno sulle chat. E beh, è più bello fare l'hikikomori da stanzetta e femmica. Poi non trovo lavoro, non trovo lavoro. Colpa, non è colpa mia, è colpa della società, è colpa... Scusa, ma tu in un anno cosa hai fatto? Che un anno chiuso potevi imparare due lingue? L'ho imparata io in 6 mesi, l'ho fatto io in 6 mesi. Certo, devi studiare. Devi studiare. Devi studiare. Cioè, io quando studiavo, che mi sono fatto l'esame di promotore, studiavo i libri di economia, compagnia, studiavo. Però Lambrenedetto ha studiato lingua, ha studiato quello, ho studiato come si utilizza, ho imparato a utilizzare il 3D tridimensionale, utilizzo SolidWorks, adesso sono passato al 2020, è più o meno uguale agli altri, io progetto in tridimensionale, ho studiato, ho dato un esame di promotore, ho fatto un B1 di tedesco, parlo bene perché se mi metto in un mese e mezzo riparlo romeno correttamente, visto che mi sono imparato non so quante lingue, studiavo l'economia, imparavo cos'era un cover a warrant quando avevo 20 anni, ho imparato di robotica, di automazione industriale, di pneumatica, di automazione, cioè so utilizzare l'AutoCAD, ma perché ho studiato, a differenza vostra, che passate tutto il giorno a non fare un cazzo, siete degli incapaci a cazzeggiare dalla mattina alla sera. Lo so che non sono cattivo, ma voglio essere cattivo, ma anche stimolante. Ragazzi, io mi rivolgo alla gente di 20 anni. Se volete nella vita avere il coltello dalla parte del manica, non dipendere sempre dagli altri, saper fare qualcosa, dovete imparare, non perdere il tempo. È quello che io mi voglio arrabbiare. Perché qui siamo nella società del... non so fare niente. Ma cosa hai fatto nella tua vita per cambiare la tua vita? Beh, se sei figlio di papà, se c'hai il padre con la fabbrichetta da 100 operai, e compagnia varia, allora posso capire. Io quello che voglio dire, ragazzi, ragazzi di 20 anni, 25, ma se questo video lo sta guardando anche qualche genitore, fatelo vedere ai vostri figli, che almeno gli do un po' di stimolo. Io quello che voglio dire, ragazzi giovani, è che vi dovete impegnare. Nessuno vi regala nulla. Cioè, non è che io mi sono alzato, ho fatto un B1, perché ho studiato, 5 ore al giorno studiavo. Cioè, ragazzi, dovete imparare una professione, non uno, dovete imparare tante cose, fatevi un corso di AutoCAD, imparate come si utilizza il 3D, imparate com'è la progettazione tridimensionale, imparate a utilizzare qualche programma tridimensionale, cioè, è pieno di corsi, ragazzi, di gente che mi spiega come poter utilizzare SolidWorks o altre cose, io come utilizzare AutoCAD, come imparare una lingua. Ma il problema di queste persone è che passano tutto il tempo a non fare nulla, perché è molto più bello stare lì a cazzeggiare, a giocare videogioco, a guardare la televisione, a guardare il calcio, a guardare le robe, a commentare. Ragazzi, poi quando arriverete a 40 anni che non sapete fare nulla, non troverete da lavorare nulla, perché non sapete fare nulla, non avete mai studiato nulla, non sapete nulla, non fate nulla. Cioè, ma imparare, cioè trovare lavoro, ma piuttosto di stare a casa, andate a fare dei lavori, andate a imparare a fare il saldatore, andate a imparare a fare l'idraulico, andate a imparare a fare il muratore, bisogna fanda in man. Io c'ho un mio amico che adesso ha iniziato ancora di nuovo a lavorare a muratore, prima lavora, ragazzi, adesso fa i test, ma fanda in man. Ragazzi, se volete lavorare, io parlo dei giovani, poi se una persona è più anziana diventa difficoltà, trovare lavoro nel 2021.
bisogna cercarlo, bisogna impegnarsi, bisogna voler magari all'inizio non pretendere troppo magari a livello di stipendio, ma imparare un mestiere. Ma soprattutto se siete a casa, non buttate via il vostro tempo, non buttate via il vostro tempo, ragazzi, perché il tempo è prezioso. Tempo è prezioso, è questo qui che vi volevo dire. Io spero di avervi stimolato e compagnia varia. Tanto lo so che per alcune persone saranno parole al vento, perché è molto meglio stare lì a cazzeggiare, ma fatevi un piano. Sono a casa, siamo chiusi, robo. Allora facciamo così. Allora, qual è il mio obiettivo? Allora, il mio obiettivo è che nei prossimi 6 mesi imparo lo spagnolo bene. Il mio obiettivo è che finito sto casino faccio un corso da barista, e quindi spagnolo più magari un corso da barista, magari fra un anno e mezzo trovo lavoro a Ibiza, quando sarà finito sto casino troverò un lavoro a Barcellona. È un esempio che vi ho potuto fare. Un anno vi studiate 6 mesi spagnolo, così imparate comunque una lingua, magari ve ne imparate un'altra che è ancora meglio, che fa curriculum, ok? Imparatevi 2 o 3 lingue, finito quello magari, se siete un po' svegli, potete andare a lavorare in qualche hotel come recepzione, ovunque, magari in Svizzera tedesca o in Spagna. Io mi ricordo quando ero andato alle Canarie, c'erano delle ragazze italiane che parlavano inglese, francese, italiano, e erano lì che lavoravano, però sapevano 2 o 3 lingue. Ragazzi, il discorso è questo qui: bisogna impegnarsi e imparare, non continuare a cazzeggiare. Allora, altrimenti passerete la vostra vita sulle chat, ma è colpa, della società, è colpa degli altri, no scuse.